Ora proviamo a fare una sezione, però non dobbiamo tagliare proprio a metà, perché se tagliamo a metà, tagliamo a metà anche le valvole atrioventricolari, cioè la valvola tricuspide e la valvola bicuspide. Quindi taglieremo un poco più su, così da lasciarle integre. Parete, una cosa importante da notare, che la parete del ventricolo è molto più spessa, se ci riusciamo a prenderlo, della parete dell'atrio. Perché? È normale, perché per una questione di pressione, perché il ventricolo destro è quello che deve avere la parete più spessa. Perché? Perché la pressione qui è elevatissima. È maggiore. Thank you.
da qui decorre il fascio di Is e da qui poi ci stanno le fibre di Purkinje che vanno, che ritornano su. Aprono in quattro parti. Bisogna vedere che cosa devono fare. Se devono cambiare la valvola tricuspide, non aprono tutto quanto. Aprono. Per favore. Cioè tagliano in quattro qui. Aprono qua. Ah, ho capito. Arrivano sulla valvola e agiscono sulla valvola. Non lo aprono tutto quanto.